Ciao a tutti ragazzi, lei è Melissa e lei è Stella e siamo nel canale dei Watermelon. L'abbiamo detto insieme. Oggi siamo alla fiera, ecco appunto. Abbiamo mangiato da poco. Te cosa hai mangiato? Ah no, non hai ancora mangiato. Sì, ho mangiato. Cosa? Pallino. Oh, con la forchetta. Sì, dimenticato. Ma c'è capelli che mi sono. Vabbè. E anche io invece ho preso un panino con i wurstel. Lo dog. No, 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 ma non era uno dog, era proprio un panino. Ma scusa? Guffetta! Aspettate! Non so se lo vedete laggiù, è molto difficile vedere. Però c'è una cosa. Cioè, un video non si vede. Ma adesso vi faccio vedere la clip se posso. Hai visto, Melissa? Sì, è Guffetta che vola. Ma non è che l'hanno messa a posto? Per fare il maranza. Cioè, vai, fai la danza dei maranza. Tu, 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 tu. No, me la ricordo. Rip danza dei maranza. Guarda, abbiamo due maranza. Che abbiamo visto Guffetta in pratica. Vabbè, comunque, ritornando a voi, a noi, non a voi, a noi. Ti hai trovato qualcosa alla fiera? No. Nemmeno non io. C'era niente, niente. Ho mangiato le fragole. Ho mangiato fragole caramellate e mi sono arrivate fino all'orecchio, non lo so come, però. E poi dopo forse andiamo da te. No, appunto, io ci sono già andata, però non ho ancora comprato niente, non ancora. Ho 55 euro. E poi prendo un altro crocettino. Perché ne ho già uno. Lei ha Init. E io, il mio si chiama Ginger. Che è il nome del crocetto ovviamente. E Ginger è il nome del crocetto. Vabbè, e ne prenderò un altro, però non so come chiamarlo. Scrivete sotto nei commenti come potrei chiamarlo. Sì, secondo me sai come potresti chiamarlo. Carrie. Ginger e Carrie. Remy. No, prendo un maschio. Appunto, non me lo Ginger e Carrie. Carrie, un'altra spezia. Vi piace? Se vi piace mettete un like. Se vi piace la serie di mercoledì iscrivetevi al canale. Ma cosa sto facendo? Yeah! Airplane! Cosa sta facendo? Non lo sappiamo. Ma dormendo. Cioè mi sembra normale che io vado alla fiera, penso di io penso di essere tranquilla. Arriva qua secondo me questo è uno scandalo. 10 euro un palloncino che poi scoppia. Oppure i bambini fanno volare come questo palloncino. Cioè questo è proprio un esempio di spreco di soldi. Ma uno di quegli esempi che poi c'è quello di Masha, di lui, di Spuderman. Di Spuderman. Tra poco ci sono pure quelli di mia sorella. Tieni. Ah, ma sta ripetendo. E poi ogni anno ne aggiungono uno. Cioè tipo c'è solo uno. No, quest'anno hanno aggiunto blu. Appunto aggiungono un palloncino ogni chi anno. Chi non sa chi è blu è un cane. Che è Sura Yo-Yo. Che si guarda mia sorella ogni mattina. Sì, anche mia sorella mentre va a colazione così. Ogni sette mattina. Poi mia sorella fa Bingo. Sì, anche mia sorella dice io sono Bingo e tu sei blu. Io, ma che cavolo, ma Bingo, cioè, ma blu ha 6 anni, cosa sì, c'entra? Infatti, tipo, è una bambina di 7 anni. Io all'inizio pensavo fosse un bambino, però. Anche vabbè, io. Vabbè, comunque, poi vi spieghiamo cosa andremo a fare oggi. Sì, ma ve lo spieghiamo dopo perché già l'intro è durata 3 minuti, quasi 4. No, vabbè, la io. Mi hanno lasciato il telefono. Anche perché di solito registro con il mio. Questo non si può fare perché non è collegata al mio computer come account. Quindi su WhatsApp si passerebbe malissimo. Ma se mia sorella sarebbe meglio. Fly away. Ci vediamo dopo. Fly away. Melissa, ma adesso che ci penso, hai mai preso una nota a scuola per un comportamento sbagliato? Per il comportamento sì. No, per il comportamento no. Però me l'ho preso per i compiti. Sì, anch'io. Qual è stato l'anno che hai preso più note? L'anno scorso. Io ne ho prese tipo 5.
di cioè, fila. Io in terza... No, io 5 di fila ne ho prese l'anno scorso. Ma io in terza ogni giorno una nota perché mi dimenticavo un quaderno. Sì. Cioè, in terza. Io invece l'anno scorso mi sono dimenticata. Cioè, è stato l'anno più brutto perché siamo tornati dopo la DAD e quindi ero tipo con la testa sulle nuvole. Io invece ho 5 note di fila. Nel 2023 23 22 nel 2023 ah no 24 no 21 ragazzi, abbiamo preso il bubble tea. Io ho preso le palline al mango e alla pesca, mentre io ho preso l'ananas e le palline al mango. Buonissimo. Anch'io, era la prima volta io che le assaggiavo e mi piace molto. Mi sa io già la terza volta che lo assaggio. Iscrivetevi al canale se vi piacciono i bubble tea. Oddio, ma sono buonissime. Guarda. Melissa che fa la recensione delle palline. Ma veramente? Palline ottime. È vero.